conferenza, discussione, racconto, è un po' una prosecuzione di quello che è stato fatto già in occasione dell'evento bellissimo della prima osservazione di coalescenza dei Tinelli tramite un delle relazionali un anno e mezzo fa, che non abbiamo fatto. In quel caso l'iniziativa ebbe successo. Cristiano e io eravamo presenti alla libreria Saggi, è stata una cosa molto piacevole per tutti, però in effetti io ero disperato e anche un po' Cristiano, perché una parte importante dell'esperimento di quei giorni si era rotta del nostro esperimento, va bene? Quindi questi eventi che avevano prodotto dei dati usati dalla collaborazione laico-virgo americana ed europea, effettivamente, essendo relativi esclusivamente provenendo dalle macchine, diciamo, americane, creavano in noi una certa ansia, una voglia di esserci anche noi con i dati prodotti da noi. Quindi, attenzione, i dati appartenevano a tutta la collaborazione, la scoperta appartiene a tutta la collaborazione, però le macchine, chiaramente sono due negli Stati Uniti e un'altra in Europa, nella fattispecie, mi hanno detto a Pisa. A Cascina. Quindi proprio in quei giorni noi vedevamo un ulteriore allungamento della nostra entrata in funzione rispetto all'AIO che era già operativo, che aveva incassato nei primi giorni del suo lavoro un bellissimo risultato, una grandissima fortuna. Però eravamo allo stesso tempo tutti entusiasti, perché chiaramente questa era una promessa di successo per il futuro, perché per tanti anni si era sviluppato questa ricerca sperimentale, praticando, migliorando le sensibilità, eccetera. La situazione di oggi è molto ma molto più rilassata, tutte le facce rilassate, anche allora mostrammo facce rilassate, ma c'era anche tanta tensione. Allora oggi io sono un cacciavitaro, uno sperimentale, Cristiano è più un teorico che si occupa di una fattispecie di analisi dati, quindi sono quelle persone preziosissime che dal rumore provano a estrarre, a scavare, tanto da estrarre la fisica che è sottesa dai segnali, e abbiamo Elia, che conosco questa sera, l'Istituto di Astrofisica, che ci parlerà di una cosa importante, un risultato importantissimo incassato quest'estate, quando si è potuto osservare un segnale di onde gravitazionali collegato, collegabile, concomitante con altri segnali, quelli della controparte osservativa nell'ottico, e quindi possiamo dire che da questo momento, da quel momento, 17 agosto, agosto del 17, è nato una nuova, si è aperta un'era di nuove osservazioni astronomiche molto promettente. Non sappiamo niente di quello che succederà, però sicuramente io direi abbiamo una lunga visione verso almeno 20 anni, 30 anni di novità scientifiche, foriere di regali da parte della natura, perché la natura è durissima, però è anche generosa con chi solito con chi lavora. Allora passo la parola prima a Cristiano, ci attenderemo in modo più o meno casuale, però forse abbiamo deciso che Cristiano parte, poi intervengo io, interviene e potete intervenire ovviamente anche voi, sono un po' lungo, vorremmo che anche voi potesse, quindi se avete dubbi, curiosità, domande di qualsiasi tipo vi interrogiamo, non aspettate la fine, se volete aspettare la fine potete semplicemente interromperci e chiedere. Noi se siamo in grado risponderemo. Allora, per parlare di onde gravitazionali, inevitabilmente dobbiamo parlare un pochino di che cos'è la forza di gravità e come l'idea di gravità è cambiata nel corso del tempo. Quindi noi vogliamo iniziare con un velocissimo excursus a livello proprio storico. E il punto di partenza è il seguente: la forza di gravitazione, come forse sapete, è una delle quattro interazioni fondamentali. Esiste l'interazione gravitazionale, esiste l'interazione elettromagnetica, queste sono quelle che
tutti conosciamo, di cui abbiamo esperienza quotidiana. Esiste anche un'interazione nucleare, che è quella che avviene all'interno dei nuclei atomici, che ovviamente è fondamentale, ma che non, di cui non abbiamo un'esperienza, diciamo, quotidiana, e l'interazione debole legata a particolari processi di decadimento di alcune particelle. Questi numeri che vedete qui rappresentano le intensità relative delle forze, cioè se noi assumiamo che l'intensità, la forza nucleare abbia un'intensità pari a 1, okay, quindi un numero arbitrario, l'interazione elettromagnetica è 137 volte più debole, okay? L'interazione debole è circa 1 miliardo di volte più debole, l'interazione gravitazionale è incredibilmente più debole rispetto a tutte le altre interazioni. Okay? Esattamente. Però ha due proprietà importanti: uno, che ha un raggio di azione infinito, che vuol dire che se ho una massa, questa eserciterà una forza gravitazionale su di me, anche se questa massa è lontana a piacere, e secondo, la forza gravitazionale non può essere schermata, quindi non possiamo isolarci dalla forza di gravità, okay? L'antigravità non l'abbiamo ancora scoperta, probabilmente non la scopriremo mai. E allora, a causa di questi due aspetti, nonostante sia così debole rispetto alle altre forze, eppure è quella che ha l'effetto pratico maggiore, okay? Quello che influisce maggiormente sulla nostra vita quotidiana. Non a caso noi camminiamo attaccati al pavimento e non fluttuiamo in aria. E per questo motivo la forza di gravità è quella che nel corso della storia è stata la prima ad essere studiata, tra virgolette, fin veramente dai primordi, dagli albori della civiltà umana, e si è partito con teorie che cercavano di spiegare le osservazioni, le rudimentali osservazioni astronomiche del tempo, quindi il moto apparente delle stelle attorno alla Terra, con la teoria geocentrica che fu, diciamo, formalizzata da Tolomeo, che fu poi sorpassata in realtà 2000 e passa anni dopo, grazie a tutta una serie di, diciamo, studi teorici e di osservazioni pratiche condotti in particolare da Copernico, che fu il primo a formulare una teoria eliocentrica, secondo la quale quindi in realtà la Terra ruota attorno al Sole e non avviene il contrario. Grazie alle osservazioni di Tycho Brahe, che studiò, passò tutta la sua vita a fare misure sul moto apparente delle stelle, e che aveva quindi un'abilità, tra l'altro, nei calcoli molto, molto elevata, e che fu anche causa di problemi. Perché vedete questa immagine, di Tycho, vedete, non so se riuscite a notarlo, ma ha una strana protuberanza qui sul naso. E allora si racconta, in realtà ci sono dei fatti che lo confermano, che lui si sfidò a duello con una spada, con un suo giovane collega, non per una bella ragazza, ma per stabilire che era più forte in matematica, okay? E effettivamente lui probabilmente era più forte in matematica, il suo avversario era più forte con la spada, gli tagliò un pezzo di naso, e quindi lui passò il resto della sua vita con una specie di protesi, una metallica incastrata sul setto nasale. E successivamente Keplero, che arrivò a formulare le sue tre famose leggi. In seguito abbiamo tre personaggi che tutti conosciamo: Galileo Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein, i quali portarono la nostra conoscenza della forza gravitazionale ad un livello superiore rispetto a quello a cui si era a quel momento. In particolare Galileo Galilei, voi sapete, in qualche modo mandò in soffitta definitivamente la teoria tolemaica, geocentrica e relativa alla perfezione dei cieli, perché lui con il suo telescopio, per quanto rudimentale, però osservò la Luna e vide per primo che la Luna aveva dei crateri, quindi era un oggetto tutt'altro che perfetto, ma osservò per esempio i satelliti di Giove, e quindi si rese conto dalle sue osservazioni che questi satelliti di Giove stavano ruotando attorno a Giove, certo non ruotavano attorno alla Terra, okay? Inoltre con i suoi esperimenti Galileo riuscì a misurare con una notevole accuratezza per i tempi l'accelerazione di gravità, quindi l'accelerazione con cui un qualunque oggetto cade quando viene fatto
cadere sulla Terra, e lui dimostrò che questa accelerazione è la stessa per tutti i corpi, anche se sono corpi fatti di materiale molto diverso. E questo risultato, intanto io cerco di avviare questo bambino che è una dimostrazione, vediamo se ce la facciamo, molto carina, è una cosa che al giorno d'oggi c'è del tutto ovvia, o più o meno c'è ovvia. A quel tempo c'è un bellissimo divulgatore della BBC, una specie di Alberto Angela inglese, però per farci sono anche bravo, pure più bello, che ci spiega le cose. In questo esperimento voi quello che osservate è quello che noi osserviamo nella nostra esperienza quotidiana. Avete una palla di piombo, delle piume, lasciate cadere della stessa altezza, e noi sappiamo effettivamente che loro dovrebbero cadere con la stessa accelerazione e quindi arrivare insieme. In realtà non è così. La palla di piombo arriva molto prima rispetto a noi. Sappiamo anche che questo è dovuto al fatto che esiste l'aria che esercita un attrito, quindi c'è una resistenza dell'aria che ha un effetto ovviamente molto più forte sulle piume rispetto alla palla di piombo. Questa cosa Galileo la capì nei suoi esperimenti, guardate bene, 600 anni fa non era una cosa assolutamente ovvia, quindi fu un grande salto concettuale da parte di Galileo Galilei, e lui riuscì a capire con degli esperimenti fatti su dei piani inclinati che effettivamente se togliessimo l'aria, ed è quello che vediamo adesso, palla di piombo e piume, questa è l'immagine del rotatore, cadono esattamente insieme. È una cosa impressionante, impressionante anche dopo quando vedo queste immagini. E quindi, ok? Quindi nessuno va avanti o rimane indietro rispetto all'altro. Okay? E questo risultato fu dimostrato da Galileo Galilei, ovviamente non avendo mezzi tecnologici che abbiamo oggi, quindi dimostrando un'abilità, loro dicono perché comunque anche loro sono differenti di questa cosa. E dimostrando un'abilità sperimentale, una capacità anche concettuale veramente impressionante. Posso aggiungere, certo. Cioè, sembra che Lucrezio avesse capito esattamente la stessa cosa. Lucrezio è molto difficile da tradurre, quindi quasi nessuno, se non quelli più bravi di tutti, in classe a tradurre bene, però esiste, posso magari in un secondo momento procurarlo, la descrizione di questo fenomeno prevista da Lucrezio. Sì, anche lui, tanto c'è questo, non so, mi serve, cioè. Non ci credo, non lo credo. In particolare questo risultato implica un principio importante della fisica, il cosiddetto principio di equivalenza, che poi vedremo che è uno degli ingredienti fondamentali da cui parte Albert Einstein per la sua teoria della relatività. Newton, lo conosciamo tutti, la cosa interessante, come probabilmente sapete, è che non solo è stato un grandissimo scienziato, ma al contempo era anche un alchimista, quindi un po' una figura di passaggio tra lo stregone e veramente lo scienziato moderno. In particolare Newton ha fatto infinite cose, tra le quali ha formulato la legge di gravitazione universale. Lui sostanzialmente è riuscito a sintetizzare in un'equazione matematica semplice e molto chiara, che è questa, e tutti gli studi fatti dai suoi predecessori, il Copernico, Galileo, Kepler, eccetera. E questa equazione, che penso sia l'unica che vedrete, anzi la prima di due, vi dice che se avete due masse, che chiamiamo M1 e M2, queste si attrarranno con una forza F, okay, che è proporzionale al prodotto delle due masse ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, quindi maggiore la distanza più è debole questa forza. E la cosa che lui capì, ed è il motivo per cui si chiama legge di gravitazione universale, okay, è che la forza che fa cadere la torrenziale mela sulla Terra è la stessa che tiene la Luna, per esempio, in orbita attorno alla Terra. Okay? Quindi è riuscito veramente con un'unica legge a descrivere fenomeni che apparentemente, okay, uno potrebbe pensare essere dovuti a cause completamente diverse. La legge di gravitazione universale di Newton ha avuto uno straordinario successo. Per esempio, grazie a questa legge, Halley riuscì a prevedere, prima che apparisse veramente, l'apparizione della cometa di Halley nel 1759. Grazie alla legge di Newton, questi due signori, Adams e Galilei, potevano prevedere l'esistenza del pianeta Nettuno, okay,
prima che venisse osservato, okay? Semplicemente studiando l'effetto, la perturbazione gravitazionale che questo pianeta invisibile fino a quel momento aveva sul Urano, che invece era già stato osservato. E quindi possiamo dire che la legge di gravitazione universale permette di spiegare veramente quasi tutto, è quella che permette di spiegare le maree, che permette di studiare in generale il moto dei corpi, okay, sotto la presenza di un campo gravitazionale. Spiega perché i corpi celesti, purché sufficientemente grandi, siano più o meno sferici, spiega ovviamente il moto dei pianeti attorno alle stelle, spiega la forma delle galassie, perché si formano le galassie, e spiega anche, per esempio, perché nell'universo noi osserviamo in realtà insieme di galassie, cosiddette ammassi di galassie, cioè galassie che in effetti tendono a formare degli agglomerati piuttosto densi. Quindi la gravità newtoniana funziona bene, anzi benissimo nella maggior parte dei casi, ma effettivamente ha dei problemi. Okay? Per esempio, la gravitazione di Newton non può spiegare la cosiddetta precessione del perielio di Mercurio, che è una espressione complicata per dire una cosa semplice. Noi sappiamo, una delle leggi di Keplero, che i pianeti si muovono lungo un'orbita ellittica, ok? Quindi qui questo è il Sole, questo è il pianeta Mercurio, il pianeta gira attorno al Sole su un'orbita ellittica. E in effetti quello che si osserva, effettivamente, in particolare nel caso di Mercurio, è che questa ellisse non è fermo, ma come vedete ruota lentamente nel tempo. Un effetto esagerato, un effetto che è di pochi secondi di grado per secolo, ma è un effetto che può essere misurato. E può essere anche, diciamo, confrontato, la misura può essere confrontata con quella che è la previsione della gravità newtoniana. E questi due valori sono vicini ma non sono uguali. C'è quindi una discrepanza, okay, su questo tipo di misura, quindi su questo fenomeno, tra quello che dice la legge di gravitazione di Newton e quello che si osserva. Okay? Allora, in fisica l'esperimento, se è fatto bene, vince. Per cui se l'esperimento dice una cosa e la teoria ne dice un'altra, le due cose sono in contrasto tra di loro, se l'esperimento è stato fatto bene vuol dire che la teoria è sbagliata, non funziona come dovrebbe. Okay? Altro problema che poi vedremo dopo: la teoria di Newton assume che la forza gravitazionale si propaghi in maniera istantanea. Okay? Quindi se io immagino di accedere, di creare una massa dal nulla, istantaneamente la sua forza gravitazionale si trasmette in tutti i punti dell'universo, che è un altro concetto che è un po', diciamo, capite bene, forzato. Ed entra in campo Einstein, qui lo vedete giovane, probabilmente aveva 15 anni, 16 anni. Questa è una famosa frase della mamma di Einstein che diceva: sono preoccupata per Albert quando era piccolo, quando era giovane, fatica di imparare, non sappiamo cosa potrà fare da grande, quindi non aveva molta fiducia in lui. E effettivamente Einstein, come sapete, gradualmente, probabilmente da piccolo effettivamente non sembrava una persona incredibilmente brillante, ma evidentemente ha carburato nel corso degli anni. E il 1905 in particolare è stato un anno formidabile, non a caso è chiamato Annus Mirabilis, perché nello stesso anno lui produsse 5 articoli, non fece tantissimi articoli Einstein, articoli scientifici nella sua vita, ma tutti quelli che ha prodotto hanno un peso specifico enorme. E nel 1905 ne fece 5, uno più importante dell'altro, e iniziò a marzo con un articolo in cui spiegava il cosiddetto effetto fotoelettrico, che tra l'altro è il lavoro che gli ha valso il premio Nobel per la fisica. Ad aprile un articolo sul numero di Avogadro, e a maggio uno sul moto browniano, tutti e due quindi riguardavano il fatto che la materia è costituita da atomi sostanzialmente, e che questi atomi non sono fermi, okay? Queste particelle non sono fermi, ma si muovono in qualche maniera. A giugno scrisse l'articolo sulla famosa relatività ristretta, dopodiché andò in vacanza un paio di mesi al mare, tornato a settembre, ha scritto un altro articolo fondamentale che riprende il lavoro della relatività ristretta e formalizza l'equivalenza tra massa e energia che tutti conosciamo. In particolare la relatività ristretta era basata su due postulati fondamentali,
e cioè che le leggi della fisica sono le stesse per tutti gli osservatori, indipendentemente dal loro stato di moto, ok? Quindi se io sono fermo o il mio collega Ettore si sta muovendo, ok, rispetto a me su una bicicletta e facciamo degli esperimenti, dobbiamo trovare, ok, le leggi della fisica per me e per lui sono esattamente le stesse. E seconda cosa, il secondo postulato fondamentale è che la velocità della luce, ok, nel vuoto è la stessa per tutti gli osservatori, quindi per me e per lui, ok, la luce si muove esattamente allo stesso modo, con la stessa velocità, una velocità che è pari, come sapete, a circa 300.000 km al secondo, ok? E tra l'altro questa velocità è la velocità massima possibile in natura da qualsiasi che qualsiasi corpo, ok, l'oggetto può possedere. Allora, se vi ricordate quello che dicevamo circa la teoria newtoniana, che assumeva che l'interazione gravitazionale fosse istantanea, ovviamente questa affermazione è in contrasto con il fatto che nulla in natura dovrebbe muoversi più velocemente della luce, ok? Secondo Newton la gravitazione si doveva muovere a velocità infinita, istantaneamente l'effetto gravitazionale si propaga. E allora Einstein nel 1907 iniziò a lavorare nella teoria della gravitazione che si conciliasse con la relatività speciale, ok? Quindi vi erano dei problemi nella teoria di Newton, problemi osservativi, come abbiamo visto la misura della precessione dell'orbita di Mercurio, ma anche problemi concettuali, e Einstein cerca di superare questi problemi sviluppando una teoria della gravitazione che, diciamo, fosse migliore, tra virgolette, rispetto alla teoria newtoniana, ok? E quindi ne tenesse veramente gli aspetti buoni, quindi quasi tutti, ma che sottesse anche gli aspetti controversi. E in particolare il punto di partenza di Einstein per questo lavoro fu appunto il principio di equivalenza di Galilei, che, diciamo, può essere poi, diciamo, sviluppato, elaborato, e il pensiero che ebbe Einstein diciamo, alla base del suo lavoro sulla nuova teoria della gravitazione è il seguente. Immaginate di stare in un ascensore chiuso senza finestre, ok? Avete degli oggetti con voi e questi oggetti galleggiano insieme a voi dentro l'ascensore, ok? Quindi voi state fluttuando dentro l'ascensore e gli oggetti insieme che avete il telefonino galleggiano insieme a voi, ok? Non vi è modo, se ci pensate, di distinguere tra la situazione in cui voi siete nello spazio profondo, lontano da qualsiasi sorgente di campo gravitazionale, quindi in assenza di forze gravitazionali, o dal caso in cui voi state cadendo a rotta di collo verso la Terra, quindi nel campo gravitazionale terrestre. Non avete modo di distinguere tra queste due situazioni. Questo fu, diciamo, il punto di partenza concettuale, e dopo un lungo lavoro, lui è iniziato a lavorarci nel 1907, e arrivò nel 1915-16 a formulare la teoria della relatività generale. Quindi la teoria della relatività generale è la teoria che descrive la gravitazione e che, nelle intenzioni di Einstein, okay, permetteva, in effetti anche nella pratica, di superare i limiti della teoria newtoniana, okay? E l'idea abbastanza, diciamo, sconvolgente che c'è alla base della relatività generale è che effettivamente la gravitazione non deve essere più pensata come una forza, quindi come qualcosa che ci prende e ci tira, okay, per esempio verso il centro della Terra, ma la dobbiamo pensare come una conseguenza del fatto che lo spazio è curvo, in realtà lo spazio-tempo, ok? Quindi un qualsiasi corpo, immaginate che questa griglia sia lo spazio, ovviamente la griglia è bidimensionale, è un rettangolo, voi dovete immaginare che questa cosa sia tridimensionale, cosa che non possiamo riuscire a fare con la nostra mente, però immaginate che questa griglia sia lo spazio e un qualsiasi oggetto deforma questa griglia, ok? Potete immaginare semplicemente per analogia di avere un tappeto elastico, se poggiate un oggetto molto pesante al centro del tappeto elastico, questo si curva, okay? L'effetto di una massa è quello di curvare lo spazio-tempo, okay? E la curvatura è tanto maggiore quanto maggiore è la massa, una massa piccola curva poco, una massa grande curva di più. E quindi se voi avete un altro oggetto, ad esempio una stella, supponiamo che la palla gialla sia il Sole, vede la Terra,
Okay? Il moto della Terra attorno al Sole non è, diciamo, dovuto a una forza, una specie di laccio invisibile che tiene la Terra legata, okay, con un lazzo attorno al Sole, ma è dovuto al fatto che la Terra si muove in uno spazio curvo, e se voi fate l'esperimento con appunto un tapete elastico curvo, voi lanciate una pallina, vedete che questa gira intorno al corpo che ha deformato il vostro cratere. Okay? E in effetti, diciamo, dal punto di vista proprio formale, dal punto di vista matematico, questo spazio-tempo curvo che è al centro, che è al cuore della realtà generale, è descritto dalla cosiddetta geometria non euclidea, che è la geometria appunto che vale quando, okay, il vostro spazio non è piatto, e che è stata nel corso dei secoli studiata da matematici illustri come Riemann, Poincaré e così via. Quindi in effetti Einstein quello che fa è di utilizzare una teoria matematica già esistente, okay, per poter formulare quantitativamente la sua teoria della gravitazione. A questo punto Ettore può proseguire. Io sì. Intanto avete continuato a qualche domanda, qualche dubbio, qualche curiosità da approfondire su quanto detto adesso. Abbiamo capito che praticamente non c'è la forza di gravità, no? È una condizione, il moto dei corpi avviene su uno spazio deformato e vincolato lungo, a muoversi lungo uno spazio che è deformato dalla massa stessa. Siccome c'è da chiedersi allora cosa sia lo spazio, tutti noi diciamo che io vado da qui a lì, ok? E lì c'è una massa e qui c'è un'altra. In sostanza, l'universo è energia, ovvero massa, come già ha dimostrato Einstein, e quindi diciamo, il moto dei corpi avviene grazie alla dinamica stessa determinata dall'energia. Cosa significa? Che in questa famosa set di equazioni di Einstein esiste, non dovete capire l'equazione, dovete solo vedere che il significato di un'equazione è il segno di uguale che c'è al centro, d'accordo? Quindi gli elementi che sono a sinistra qui rappresentano la forma dello spazio, d'accordo? Questi simboletti che vedete qui sono complicati, sono 10 equazioni molto abbastanza complicate, non lineari. Questo è il tensore di curvatura. Qui a destra vedete l'energia. Questa equazione, questa setta equazione, esprime il fatto che lo spazio è deformato dall'energia, d'accordo? Noi abbiamo visto delle masse che si muovono in questo spazio seguendo delle curve, ma siccome le masse sono energia, noi ci aspettiamo che le masse campione esploranti questo spazio e se stesse risentiranno della forma dello spazio. Quindi diciamo che questa frase famosa detta da John Archibald Wheeler, famosissimo teorico, esperto di relatività, dice questo, che lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi, quello che ho detto prima, e la materia determina, diciamo, la curvatura dello spazio-tempo stesso. Ora, questa idea è brillantissima, quindi questo blocco è quello relativo allo spazio-tempo e questo blocco è quello relativo all'energia. C'è un particolare da sottolineare, che prima di questo simbolo, questo è il tensore energia impulso che rappresenta sia la massa che l'energia in questione, c'è questo coefficiente che è estremamente piccolo, perché C è la velocità della luce, G è la costante di gravitazione universale, tutti i numeri che sistemati in questo modo rendono questa eguaglianza, equazione, valida attraverso un coefficiente estremamente piccolo, che però è determinante nel complesso del funzionamento dell'universo. Ora, è chiaro che Einstein, per sviluppare questa teoria, come ha detto Cristiano, ci mise circa 10 anni, diciamo. Voleva includere la gravitazione, si era accorto che l'effetto di gravità era un fatto relativo, e voleva includere quindi le forze attribuita alla gravitazione nella sua teoria di relatività. Ci riuscì,
Ovviamente seguì delle intuizioni, questa del percorso dello spazio curvo, molto raffinato, fondò queste, poté sviluppare queste intuizioni grazie a una matematica sofisticata che andò a studiare con una volontà ferrea di approfondire, di portare avanti con degli studi complicati per lui perché non la conosceva. D'accordo? Ora noi cosa facciamo oggi? Non dobbiamo deprimerci se non abbiamo intuizioni così elevate come quelle, perché di Einstein ce ne sono pochi, però tutti possiamo ascoltare, come di Mozart ce ne sono pochi, tutti possiamo godere di queste note di Mozart, come di queste teorie, tutti possiamo anche suonare o praticare la relatività. Quindi noi ci mettiamo tra gli utenti del pensiero altrui, come Einstein stesso aveva fatto quando lui poté sviluppare le sue teorie, perché fondò queste teorie un po' su matematica preesistente, un po' su osservazioni, quali ad esempio l'osservazione della costanza della velocità della luce, diciamo, ottenuta tramite l'esperimento di Max Morley, e la reinterpretazione dei risultati da questi ottenuti. Prima si cercava, vi ricordate, l'etere luminifero, non li ho mai trovato, ecco qui vi dico un numero molto piccolo davanti, abbiamo già detto. Ora, molte conseguenze di fisica sono discese da queste, scaturite da, questi, da questa teoria, okay? Alcune immediate, questa, il fatto dell'avanzamento del perielio di Mercurio, che non era spiegato completamente dalla teoria newtoniana, perché, come ha detto Cristiano, diciamo, se ne spiega una parte grazie alla presenza degli altri pianeti, il campo gravitazionale degli altri pianeti. Ma una parte rimaneva inspiegata, 43 secondi d'arco, che sono una quantità piccolissima, no? Perché, ok, qui è dato in gradi sul secolo l'avanzamento totale. Di questa parte una piccolissima porzione, un grado sono 3600 secondi, 43 secondi non erano spiegati. Quindi una porzione estremamente piccola non veniva spiegata. La fisica vuole spiegare tutto se può. Grazie a queste teorie di Einstein, che spiega la deformazione dello spazio-tempo legata alla presenza della massa, si poteva spiegare questo, si ebbe questo risultato subito, d'accordo? Un altro effetto è questo che vedete qui, ok, ma è semplice, è diretto: se la massa ed energia sono due forme equivalenti, anche la luce, che è energia pura, d'accordo, percorrerà una strada più breve che curva, in questo curva legata alla presenza degli astri, di altri di stelle o di masse fluttuanti o determinanti dello spazio, diciamo. E quindi noi, se c'è un oggetto qui, questa luce percorrerà uno spazio curvo dovuto a causa della presenza di questa massa, e noi crederemo, guardando da qui, che la stella è qui, invece sta dietro. Ergo, questa massa si comporta esattamente come una lente, d'accordo? Capire la teoria della relatività generale ha permesso un boost in avanti osservativo usando le masse che stanno nello spazio enorme. Anche questo fu spiegato subito, già nel 19, vedete, la teoria dal 15 al 19 già c'erano due risultati fondamentali. Questo è ancora quello che ho detto prima, l'effetto di deviazione della luce, riflessione della luce da parte di uno spazio-tempo che viene deformato dalla presenza delle masse. Noi crediamo che l'oggetto sia qui, mentre invece è qui. Questa famosa croce di Einstein, vedete, questa osservazione, questi quattro punti, in verità sono un punto solo che sta dietro a questa massa centrale. Ecco, esiste. Cos'è quella striscia bianca? Non capisco. Comunque, diciamo che esiste un effetto di... tutti voi sapete che c'è un effetto spiegato nell'ambito della relatività ristretta, quindi 1905, come ho detto, bianca di Einstein, che è quello per cui se... parlo solo dei gemelli, per intenderci. Il gemello che gira ad una velocità molto grande torna più giovane dell'altro, il suo orologio, si dice, questa è una
funziona, diciamo, una esemplificazione anche perché gira per tornare, però immaginiamoci che con più giovani il suo orologio va più lento. C'è un altro effetto introdotto dalla relatività generale che spiega che invece quando l'orologio di un puffo, ok, di un puffo che sta più in alto, ok, va più veloce in questo caso, d'accordo? Quindi quello ha la barba, d'accordo? In questo caso quello, se il gemello fa il giro, ma molto lontano, praticamente c'è un effetto anche di invecchiamento. Qualcuno ha visto il film Interstellar, si ricorda che l'attore che rimane in orbita è invecchiato tantissimo rispetto a un film divertente, però in sostanza è questo quello che dice la teoria. Ecco, queste cose che stiamo dicendo non sono fantasie degli astri, perché tutti noi crediamo che la scienza sia quella utile che sta intorno a noi, ma non quella che non ci serve a nulla perché riguarda le stelle lontanissime. Non è vero, queste cose stanno negli orologi, perché per esempio il GPS è fondato sulla relatività generale, gli ingegneri ci hanno messo dentro le formule, e se non si tenesse conto della, sia della dilatazione del tempo, diciamo quando si va veloci, sia della contrazione del tempo quando invece si sta lontani dal campo gravitazionale, non funzionerebbero i GPS, quindi si perderebbe la traccia degli oggetti subito. Sui GPS è fondato tantissimo nel mondo moderno. Benissimo, altre conseguenze di questa teoria sono gli sviluppi che questa teoria della relatività, diciamo, ebbe negli anni immediatamente successivi, nei decenni immediatamente successivi, in particolare la previsione di queste singolarità nello spazio, che sono dei punti dove la curvatura è infinita, vedete? Quindi non esce nulla dal buco nero, tutto entra, esso è nero perché neanche la luce può uscire da questo oggetto. Cosa sia un buco nero? Nessuno c'è mai stato dentro per raccontarcelo, però possiamo dedurlo da quello che c'è intorno al buco nero, da come si comporta la materia visibile che sta intorno. A cosa serve un buco nero? Io non lo so, però siccome vivo in un universo dove ci sono molti oggetti massivi e io posso muovermi tra questi, e alcuni di quelli oggetti massivi, molto massivi, sebbene lontani da me, sono dei buchi neri, devo pensare che il risultato di ciò che ho qui sia il risultato globale legato a tutto il campo gravitazionale, di tutta la massa, di tutta l'energia dell'universo. Quindi non posso prescindere dall'esistenza dei buchi neri, devo per forza sapere. Per esempio, questo è un buco nero, posso supporre che ci sia un buco nero in questo punto, e osservando le stelle, queste sono osservazioni vere, negli anni, osservo che queste stelle, vedete, questi sono gli anni, che queste stelle percorrono dei percorsi, delle traiettorie, filmato ripetuto, vedete? Queste sono anche le barre di errore su queste misure, d'accordo? Quindi queste sono misure molto precise. E non si vede nulla qui, noi non vediamo niente, non c'è luce che viene da qui. Vedete come girano rapidamente intorno a quel punto? È lì il buco. Quindi osservando con i telescopi uno può vedere o dedurre l'esistenza di un buco nero, ma non lo stiamo osservando, stiamo deducendo nella presenza in base al percorso di altri corpi luminosi, chiaro? Non stiamo osservando lo spazio tempo di quel buco nero, stiamo osservando degli oggetti che lo esplorano, d'accordo? L'unico modo per osservare direttamente il buco nero sarebbe quello di osservare proprio lo spazio, la deformazione da esso impressa allo spazio, o l'ondulazione impressa allo spazio dal moto di un buco nero o di una massa grossa, no? Ad esempio due masse, due corpi celesti molto dotati di massa molto grande, ma anche di massa piccola. Non ci interessano quelli di massa più grande perché in effetti sono piccoli. Vi ricordate del coefficiente quanto era piccolo nella formula? Circa 10 alla meno 50, non so.
È chiaro, quindi, che ci interessano degli oggetti grandi, d'accordo? Noi non stiamo qui, se noi stessimo qui avremmo delle esperienze probabilmente molto singolari, insomma. Stando molto lontani possiamo vedere questa ondulazione che, vedete, stando lontana diventa più piccola. Quindi si tratta di effetti dinamici, questi che producono le onde, le ondulazioni dello spazio-tempo, determinati da masse grandi. Perché? Perché l'interazione è tale da avere un coefficiente così piccolo e quindi da dover diciamo, da produrre effetti molto piccoli. Potremmo costruire delle onde gravitazionali del genere in laboratorio? Si è pensato di produrle, però facendo ruotare degli oggetti conferendo a un sistema meccanico l'energia tale da produrre onde gravitazionali rivelabili con strumenti attuali, otterremo un progetto che non funziona, perché le energie di legame chimico che tengono insieme la materia non reggerebbero a questa rotazione, a questa dinamica così violenta. Quindi dobbiamo solo aumentare la massa. Aumentare la massa significa guardare le stelle, chiaro? Ci sono vari tipi di sorgenti ipotizzate come buone per produrre candidate, buoni candidati per produrre appunto onde gravitazionali. Una di queste è una sorgente osservata normalmente nel campo radio, sono stelle che emettono, per esempio, grazie a un campo magnetico congelato, dei jet di radiazione. Sono stelle molto compatte, come si vede, si fanno vari esempi, per esempio tutta la popolazione umana, compressa su un cucchiaino, quanto verrebbe densa, ecco, come questa stella di neutroni. I neutroni sono un stato avanzato dell'evoluzione di una stella, dove si spegne il carburante nucleare, il collasso conduce in certi casi a questo tipo di strutture. È chiaro che una struttura rotante di questo tipo, se ha una piccola protuberanza da un lato, e non c'è niente di perfetto, ci ha insegnato Galilei, lui guardando la Luna, vedeva anche qui ci sarà qualche piccola protuberanza, questa può, grazie al fenomeno di rotazione di una asimmetria, produrre delle ondulazioni gravitazionali. Perché io, Cristiano, un esperto di sorgenti di questo tipo, che ancora non sono state osservate, ma in un futuro molto prossimo saranno. Ecco, in che regime noi osserviamo le onde gravitazionali? Ecco, non in questo regime qua, ma in questo regime qui, d'accordo? Perché è chiaro, noi si fosse vicino a una supernova, per esempio, la situazione sarebbe di questo genere, una deformazione anche non lineare, assolutamente simile a questa come ampiezza, che non può certamente essere semplificata con una formula linearizzata qual è quella che viene usata per prevedere le onde gravitazionali. L'esercizio è fatto da Einstein. Quindi l'ipotesi è questa, di stare così lontani da questa onda, supponiamo che qui passi un motoscafo ad alta velocità che produce questa onda, si produce questa ondulazione, quelle sono onde di compressione nell'acqua, non c'entrano niente con le onde gravitazionali, è solo un'analogia, è chiaro. Però noi sappiamo che questa onda a grandissima distanza si traduce in una piccolissima ondulazione sulla superficie del mare, un po' come questa. Okay? Noi siamo in questo regime qua rispetto a questo fenomeno, d'accordo? Però è formidabile, perché noi osservando questo riusciamo a capire questo, l'ampiezza di questa onda. Chiaro, a distanza di miliardi di anni luce. Ecco perché io dico sempre che servono le onde gravitazionali, perché mettono la mente in uno stato diverso, migliore, secondo me, rispetto a quella di chiunque guarda il telegiornale. Allora, per esempio, l'effetto è questo. Che succede? Chi è che ha
a me, dovrò essere io questa. Okay. Comunque la motivazione è questa, non so perché si è fermato lungo, ma insomma c'è una deformazione prevista da questo campo legato alle onde di gravitazione, estremamente piccola se noi consideriamo un evento lontano, per esempio il Sole Galattico. Cosa succede? Questi eventi sono nel nostro cubicolo vitale rari, ma nell'universo molto frequenti. Chiaro? Bisogna mettersi in testa che noi viviamo, diciamo, sotto il piede di quella sedia lì rispetto alla Terra, come se noi stessimo là sotto. Noi siamo invece sulla Terra rispetto all'universo. I rapporti sono cose di questo genere. La cosa formidabile è che da là sotto riusciamo a vedere una cosa che succede qua fuori. Ecco, 10 alla meno 21 è la deformazione, bene, che significa che i rilevatori attuali riescono a misurare. Che cosa vuol dire? Che su un chilometro si riesce a vedere una variazione di questo chilometro che è piccola quanto più piccola di un protone. Allora qui ci sono molte persone che si sono cimentate dall'inizio con lungimiranza incredibile a fare questa sfida sperimentale molto difficile, okay? Quasi abbagliate dall'idea di poter avere successo, va bene, allargando tanto la conoscenza, okay? Senza pensare a cosa potessero servire queste onde. Uno era Joe Weber, il fondatore di questo campo di ricerca. Lui aveva pensato di costruire questo cilindro pieno di alluminio, è un cilindro monolitico di alluminio, d'accordo? E questi qui intorno sono tutti dei sensori piezoelettrici, come quelli che si usano per esempio nella puntina dei vecchi giradischi, no? Laddove questa puntina vibra lievemente e si produce una piccola tensione ai capi dei fili che viene tradotta in un suono. D'accordo? Allora lui emette tutti questi segnali, questi piezoelettrici intorno. Se passa un'onda che per un attimo comprime lo spazio, ok? Ma poi va via, e se passa la frequenza di risonanza di questa barra, che è sospesa per un filo, qua nel caso vero, chiaramente questa barra continuerà a oscillare per un'ora, per esempio, d'accordo? E quindi si può dedurre qual era il segnale che l'aveva eccitato. Qui è stato fatto tanti esperimenti, noi stessi abbiamo lavorato per questo esperimento, Nautilus, che è stato al CERN, poi anche in Italia è stato trasportato. Amaldi ha avuto questa idea sentendo un talk di Weber e ha portato in Italia questa ricerca, prima al CERN, poi tramite Pizzella è anche arrivata in Italia. Quindi in parallelo, o poco dopo, diciamo, alcuni hanno pensato di usare un'altra tecnica, quella non risonante, perché questo tipo di rivelazione richiede che il segnale sia nella banda, cioè sia tale da eccitare questa che si comporta come una campana, d'accordo? Noi sappiamo che se su questa campana io produco un kick, un urto, alla frequenza sbagliata, quella non risuonerà mai, d'accordo? Mentre invece con un interferometro, che è un sistema ottico che vede tutte le frequenze, diciamo, acustico, in banda acustica, si riesce a osservare molto, una gamma di eventi molto più vasta. Ora vedremo cosa sono gli interferometri. Ce ne sono operativi 3 di lunga dimensione, 3-4 km, sono quelli che hanno visto le onde gravitazionali. Questi due signori e questi due sono molto importanti. Vabbè, uno di questi ha avuto il premio Nobel, l'altro l'avrebbe avuto se non fosse morto prima, l'anno stesso. Due fuori classe della fisica sperimentale, cacciavitari come me, ma con cacciavite d'oro. E questo signore ad Alberto Giazzotto, di recente, purtroppo passato, e all'Ambrie sono i fondatori dell'esperimento europeo che sta a Pisa, per cui lavoriamo oggi, e che ha avuto successo. Ecco questo, poi sto zitto, è il criterio usato.
per sondare la deformazione impressa allo spazio-tempo dal passaggio di un'onda perpendicolare a questo piano, dovete immaginare che l'onda arrivi così, si usa una luce che viene divisa, okay, da questo separatore, specchio beam splitter, che separa in due, vedete la luce ha un andamento ondulatorio, come è noto, anche quello corpuscolare, ma qui conta in questo disegno quello ondulatorio, che produce al punto di ricombinazione una interferenza costruttiva o distruttiva, e quando questa è costruttiva vedete un po' di luce, quando è distruttiva è buio, ok? Quindi se avviene che questa lunghezza cambia rispetto a questa, ok, si passerà da una situazione distruttiva, buio, a una costruttiva, luce. Quindi l'onda gravitazionale viene vista tramite la luce, tra virgolette, ma noi questa luce è come fosse un metro, come i geometri quando misurano una stanza, no? Così misurano da un lato all'altro, stanno misurando una lunghezza e usano semplicemente il metro della luce. Si fa questo semplicemente perché la luce ha, vedete, una lunghezza d'onda molto precisa, d'accordo? Molto ben controllabile e misurabile, quindi il metro, le tacchette di questo metro sono i picchi di questa ondulazione. E poi, scusate, qui c'è un altro filmato che forse vi annoia, ma che invece è spettacolare, fatto da un ingegnere. Siccome io sono sperimentale, devo parlare di questa cosa e lo faccio volentieri. Praticamente, vedete quello che vi ho detto prima, ma arriveremo attraverso questo concetto qui a quello che è effettivamente l'installazione vera di un interferometro. Questo è quello che avete visto prima: quando arriva l'onda, i due bracci cambiano e si forma qui un flash. Ok? Perché il tipo di deformazione imposta all'onda è asimmetrico o quadrupolare, come si dice, no? Quando, quindi è una deformazione che produce una luce qui. Però noi vogliamo fare questi esperimenti sulla Terra, okay? Quindi dobbiamo aumentare tanto la sensibilità. Per aumentare tanto la sensibilità si può mettere un altro altri due specchi qui, per esempio, facendo in modo che questi due bracci lunghi per esempio 3 km si comportino a causa delle riflessioni come bracci lunghi 120, 200, 300 km, cosa che sulla Terra sarebbe estremamente difficile da realizzare, ovviamente un tubo di 300 km. Ebbene, poi c'è un altro problema, ecco, vabbè, questo l'ingegnere ha voluto mettere prima questo. Problemi pratici. La luce deve essere perfettamente circolata e adattata a vedere le onde gravitazionali, quindi la si ripulisce, si fa passare per questo triangolo risonante che è un modo cleaner. Il modo simmetrico viene quindi reso perfettamente simmetrico. Vedete qui sempre questi flash? Vabbè, ci sono dei sensori sparsi, non so perché li ha messi. Sono utili, sono essenziali, però non sono concettuali. Ma si sta, questo sì. Si sta sul terreno che vibra normalmente. Noi siamo pazzi perché vogliamo fare un esperimento che verrebbe bene nello spazio sopra di noi a 40-50 km di altezza, invece lo vogliamo fare perlomeno, lo vogliamo fare sul terreno, ma il terreno vibra. Per esempio le onde del mare sbattono sulla costa, già quello dà fastidio, non permetterebbe questa, in qualsiasi posto non permetterebbe questa vibrazione. Ma poi ci sono i sismi, ci sono tanti rumori che disturbano, quindi si costruisce tutto intorno alle ottiche delle sospensioni meccaniche, d'accordo? Fanno sì che allorché arriva la vibrazione, voi la vedrete tra poco, simulata, tutti i componenti ottici di questo rivelatore restino pressoché fermi, d'accordo? Quando si muove, ecco, vedete, vibra, però loro rimangono fermi. Sembra una cosa incredibile, ma effettivamente è così. Si potrebbe dimostrare facilmente: prendete un pesetto attaccato a un filo, fate così velocemente, la massa appesa sotto, chiunque può fare esercizio a casa, vedrete che sta fermo quasi, si muoverà a bassissima frequenza, ma ad alta frequenza sta fermo. Tutto nel vuoto, va bene? Perché l'acustico dà fastidio, le onde di pressione legate al rumore acustico disturberebbero la quiete di questi specchi che devono sondare la deformazione dello spazio.
molto bene. E naturalmente la lunghezza che lui mette solo alla fine, per ragioni grafiche, perché se avesse disegnato in scala chiaramente sarebbero venuti dei punti, d'accordo? Invece così ha disegnato tutto in un quadrato piccolo e poi ha allungato alla fine, è furbo. Ok, questo diciamo è l'analogo di quello di prima, onda gravitazionale piccola, in ordine di metri si parla di cose del tipo di raggio del protone più piccolo, quindi sospensioni vere sono fatte così, con catene di pendoli e di molle. Ecco, queste cose pazzesche sono state fatte, effettivamente. Questa foto è brutta, la voglio, però non ci passo più. Questo esperimento è visitabile a Pisa, se volete andare potete fare questa gita. E adesso forse vorrei passare la parola di nuovo a uno di voi, perché incominciamo con i segnali, d'accordo? Questi segnali sono molto piccoli e, voi avete visto, c'è una quantità incredibile di rumori che disturbano la rivelazione, per cui c'è grande lavoro per chi è capace, sulla base di quanto aspettato anche, di cercare questi segnali nel rumore. Io sono quello che abbassa il rumore, loro sono quelli che vanno a pescare, comunque bisogna abbassare il rumore più possibile, loro sono quelli che estraggono quello che riescono a vedere là dentro. Cristiano, così. Sì, quindi diciamo che da un lato c'è uno sforzo sperimentale che abbiamo, come spero immagino abbiate capito, incredibile per riuscire a costruire questi strumenti sensibilissimi, quindi capaci di rispondere a deformazioni dello spazio, abbiamo detto che sono una frazione del raggio di un protone. Nonostante questo, i segnali sono comunque immersi completamente nel rumore strumentale. Qualsiasi strumento che l'uomo costruisce ha del rumore strumentale, più o meno grande. Nel caso delle onde gravitazionali, il rumore strumentale è tale che per segnali gravitazionali realistici, cioè quelli che noi ci aspettiamo ai dati, comunque il rumore è tipicamente molto grande, okay, rispetto all'ampiezza dei segnali. E quindi bisogna fare qualche cosa, e questo tanto, diciamo molto schematicamente, tanto per darvi un'idea, immaginate di avere una sorgente di onde gravitazionali, ad esempio due buchi neri che ruotano uno attorno all'altro, okay, e che poi si scontrano e producono un segnale gravitazionale che ha questa forma caratteristica, quindi una specie di oscillazione in cui però l'ampiezza aumenta via via che i due oggetti si avvicinano e in cui la frequenza, quindi la velocità con cui si alternano le creste e le valli di questa onda diventa sempre più grande, okay? Fino a quando poi qui diciamo, avviene la collisione. Questo tipo di segnale, anche in situazioni diciamo, abbastanza ottimistiche, lo vedete, se lo immaginate dentro i dati del rivelatore, è questa cosa arancione o rossa. Quindi il livello del rumore strumentale è grande, è maggiore rispetto all'ampiezza del segnale. Questo vuol dire che se noi osserviamo l'uscita del nostro esperimento, quindi osserviamo queste fluttuazioni di luce di cui parlava Ettore, non vedremo mai questa cosa, vedremo qualcosa che uscirà in maniera apparentemente casuale, perché il rumore, il segnale se c'è sta dentro, è immerso, ok, dentro il rumore. E allora per questo motivo servono delle tecniche, diciamo, di analisi dei segnali, di cui ovviamente parliamo in dettaglio, che hanno come scopo quello di riuscire a estrarre, come diciamo, estrarre il segnale che è seppellito completamente nel rumore. Allora, tanto per darvi per farvi un esempio semplice, immaginate di avere i vostri dati sperimentali che sono questi, ok? Quindi qualcosa di completamente casuale apparentemente. Immaginate che ci sia dentro un segnale che è fatto così, ma come dicevo prima, non lo vedete perché sta sotto il livello del rumore. Okay, qui lo vediamo perché è un po' diverso. E allora un'idea per poter dimostrare l'esistenza di questo segnale, nell'ipotesi in cui noi sappiamo qual è la sua forma, cosa che in qualche caso succede, in altri casi no, quindi supponendo di sapere in anticipo qual è la forma di questo segnale, è quello di utilizzare una tecnica che si chiama, cosiddetta, un nome un po' complicato, filtro adattato. Cioè qualcosa, ok, una procedura matematica che si adatta al segnale che è presente nei dati.
che nella pratica significa in questo caso quello di diciamo, generare al calcolatore, tutto ciò si fa ovviamente al calcolatore, di generare dei segnali finti che hanno esattamente questa stessa forma, di moltiplicarli sui dati, quindi diciamo mischiarli ai dati, ok, di sovrapporli i dati se volete, e allora quello che voi vedrete in questa, nell'animazione che segue, è che facendo questa prova con diversi segnali simulati, a diversi istanti di tempo, nel momento in cui il vostro segnale si sovrappone perfettamente al segnale che veramente sta nei dati, allora il risultato di questa sovrapposizione è diciamo, un risultato, un output, lo chiamiamo, quindi l'uscita del nostro filtro che è particolarmente grande. Ok? Quindi in qualche modo. Esattamente come pescare. Peschi e ti risuona al momento opportuno. Quindi in qualche modo noi riusciamo a estrarre realmente, l'idea della canna da pesca è calzante, a estrarre il segnale dal rumore utilizzando un segnale finto, okay, che però si adatta perfettamente al segnale vero che sta all'interno dei dati. Allora se, vediamo, se riusciamo a far partire questa cosa. Segnale che vedete poco, che viene fatto scorrere, moltiplicato per i dati, quando si sovrappone esattamente, dunque abbiamo un indicatore che ci dice che effettivamente, ok, abbiamo pescato con la nostra canna da pesca il segnale che era presente nei nostri dati. Quindi qualcosa che nei dati dell'interferometro non era visibile, adesso diventa osservabile, ok? E tipicamente per questo tipo di procedura, che è molto complicata, sono necessari poi sono tantissimi calcolatori, quindi sono tutta una serie di problemi tecnici che ovviamente non possiamo raccontare. Fatto sta che abbiamo quindi degli interferometri funzionanti che hanno iniziato a funzionare, che hanno iniziato a prendere dati e abbiamo sviluppato delle tecniche di analisi dati piuttosto raffinate per cercare di pescare i nostri segnali dai dati e quindi dopo una cinquantina di anni di sforzi sperimentali a partire dall'inizio degli anni 60 arriviamo all'oggi, diciamo, in realtà per me di dire era oltre due anni fa, tre anni fa e circa un miliardo e 200 milioni di anni fa da qualche parte nell'universo due buchi neri, okay, molto grossi con masse di varie decine, 30 circa masse solari, quindi degli oggetti molto grossi e che facevano parte di un sistema binario, si sono avvicinati sempre di più nella loro evoluzione, okay? e piano piano hanno emesso onde gravitazionali inizialmente molto deboli, ma poi sempre più forti. A causa di questo modo hanno perso energia e quindi si sono avvicinati sempre di più uno all'altro, finché alla fine si sono letteralmente scontrati a una velocità pari a circa la metà della velocità della luce, quindi una cosa difficilmente concepibile, una quantità enorme della loro massa, vi ricordate l'equivalenza massa-energia, è stata emessa sotto forma di onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali hanno iniziato a propagarsi nell'universo, ok? E dopo un viaggio di appunto 1.200.000.000 di anni circa, alle 9.50 del 14 settembre 2005, sono arrivate a Terra, ok? E sono state rivelate quindi dai rivelatori LIGO, che erano gli unici rivelatori in funzione in quel momento, grazie ai metodi di analisi che sono stati sviluppati in collaborazione. E qui vedete alcuni dati che non stiamo adesso a parlare. La cosa diciamo, impressionante che dovete provare a immaginare, io non ci riesco, questa curva vi dice in funzione del tempo la velocità, come frazione della velocità della luce. Okay? Quando i due buchi neri si sono scontrati avevano una velocità che era più della metà della velocità della luce. Quindi immaginate due masse di 30 masse solari ciascuna, quindi delle cose. Una quantità di materia enorme che si scontra
non sono particelle piccole, ma delle cose enormi che si scontrano a una velocità pari a quella della luce, una cosa che è abbastanza inconcepibile. E questo plot dimostra l'impronta lasciata da questi segnali negli interferometri dopo aver fatto una serie di, diciamo, appunto, di analisi opportune. Vedete qui il tempo, vedete qui la frequenza e vedete qualcosa che inizialmente si vede poco, che poi si vede sempre di più e che aumenta in frequenza. Questo corrisponde esattamente a questo segnale, qualcosa che inizialmente è più piccolo e oscilla lentamente, che poi al passare del tempo diventa sempre più grande, quindi l'ampiezza aumenta, quindi qui vedete un colore più chiaro, e oscilla sempre più velocemente, quindi la frequenza, okay, è qualcosa che arriva a qualche centinaio di Hz. E se ci fate caso, qualche centinaio di Hz è una frequenza che noi, se questi fossero dei suoni standard, quindi delle onde di pressione, potremmo effettivamente ascoltare. E allora c'è qualcuno che si è divertito a tradurre questi segnali gravitazionali in suoni, tanto per dare un'idea di come noi li sentiremo se fossero veramente dei suoni. E allora vediamo se questo si riesce a sentire. Si sente molto poco, voi sentirete due diverse situazioni. Sentirete una situazione, diciamo, che è quella in cui nulla è stato fatto, quindi sentirete esattamente il segnale alla frequenza, diciamo, questo suono alla frequenza del segnale, poi un'altra situazione con suoni più acuti, in cui la frequenza sono state spostate a valori un po' più alti perché l'orecchio umano le ascolta un po' meno. Okay? Allora, vediamo se si sente più. Questo è ovviamente solamente una trasposizione sonora di qualcosa che ovviamente con il suono non ha nulla a che fare. Cristiano, commenta sulla luminosità di questo evento, che è impressionante. Aspetta, che succede? Okay. E la luminosità, allora qui forse c'era qualche parametro, vabbè, non ce ne sono, non sono molti. Comunque la cosa, diciamo, impressionante è che una quantità, come dicevamo prima, una quantità di massa pari a 3 masse solari è stata convertita in energia sostanzialmente. Okay? Quindi è tra l'altro una dimostrazione pratica, sperimentale e macroscopica del principio di equivalenza di Einstein tra massa e energia, che qui vedete in azione in maniera, abbiamo visto in azione in maniera molto, molto chiara. Per un attimo c'è un flash di luce più grande di tutta la luce del cielo stellare, solo che non è luce. Esattamente. Una forma di energia differente. Andiamo avanti, questa, diciamo, la saltiamo perché sì. E, vabbè, diciamo che questo è stato un grande successo di cui si è parlato molto, ovviamente anche a livello di grande pubblico. Vedete, molti giornali si sono focalizzati sul fatto che Einstein era corretto, vedete? Ma in realtà, diciamo che il fatto di aver confermato ulteriormente per l'ennesima volta la realtà generale, in fondo non è stata la cosa principale, il risultato principale di questa scoperta, ma le implicazioni sono la cosa veramente importante, perché questo risultato ha appunto introdotto, ha determinato la nascita della cosiddetta astronomia gravitazionale, quindi avere un nuovo strumento per studiare l'universo. Okay? E comunque tra tutte le varie, i vari giornali che hanno parlato di questa cosa, forse la cosa più interessante è che anche Topolino ha dedicato un numero alle onde gravitazionali che sono diventate le onde trasformazionali, e questo ci ha fatto molto piacere. A questo punto consideriamo la situazione che abbiamo, diciamo, a questo istante. Abbiamo rivelato le onde gravitazionali emesse da due buchi neri. Grande successo, grande festa anche da parte di noi che lavoravamo in un esperimento che in quel momento era spento, però c'è un grande gioia, anche se un po' di frustrazione, come diceva Ettore all'inizio, c'è stata. E una delle previsioni, qui stiamo parlando di 2015, ora introduciamo, ora viene, diciamo, il bello. Prima di arrivare al bello dobbiamo però considerare che l'osservazione di onde gravitazionali
è sempre stata considerata, è vero, da una parte uno strumento nuovo per osservare l'universo, però è anche stato sempre considerato nell'idea delle persone che ci lavorano come uno strumento che potesse coadiuvare le osservazioni astronomiche standard che noi facciamo del cielo, quindi quelle basate sui telescopi, ok? Che lavorano a varie lunghezze d'onda con la luce visibile, con i raggi gamma, i raggi X, le onde radio, quello che volete. E quindi l'osservazione di questo evento ha triggerato dall'inizio una campagna osservativa da parte degli astronomi, ok? Di cui adesso ci parlerà Valerio. Scusa Valerio, non perché, ma prima di quello c'è stata finalmente l'osservazione con tre rivelatori. Adesso parliamo. Innanzitutto grazie a Cristiano per avermi definito il bello, ma non credo di meritare questo titolo. E quindi io vi parlerò un po' del punto di vista degli astronomi con questa domanda un po' provocatoria, nel senso che gli astronomi stanno a guardare, gli astronomi, con un lavoro che devo fare. Il problema è se c'è qualcosa da vedere, innanzitutto. Senza entrare troppo in dettagli scientifici, basta che si apre la pagina di Wikipedia e trova questa definizione di buco nero. Cioè, un buco nero è una regione dello spazio-tempo con un campo di radiazione così intenso che nulla al suo interno può sfuggire all'esterno, non la luce. Ma allora, se non sfugge la luce, noi che cosa guardiamo? E il secondo problema è dove guardiamo? Facciamo un esempio, qui è riportata la mappa di errore, cioè la posizione dove doveva trovarsi la prima onda gravitazionale vista da Nico. E, fondamentalmente si tratta di una regione di 620 gradi quadrati, ora un numero che probabilmente a voi non dice niente, però io vi dico e fidatevi, è tutto il cielo a 41.000 gradi quadrati. Quindi se io faccio una divisione tra 620 e 41.000, mi viene che questa regione è grossa 1,5% del cielo. Ora, 1,5%, vabbè, poco, dai, solo 1,5%, però nell'universo visibile sappiamo che ci sono 100 miliardi di galassie. Nella nostra galassia ci sono 200 miliardi di stelle, ci sono innumerevoli corpi minori all'interno del sistema solare, quindi vedete che l'1,5% di questa roba continua a essere una cosa abbastanza grossa. Nonostante tutto, tutti gli astronomi si sono tuffati a pesce su questa fusione dei cubi neri osservati per la prima volta. Ci siamo andati in tutto quello che avevamo e guardando su tutto lo spettro elettromagnetico, guardando dal radio fino ai raggi gamma, passando per le microonde, l'infrarosso, l'ottico, l'infravioletto. Questi sono soltanto una piccola selezione dei telescopi che hanno guardato. E questi sono telescopi che vedono la Terra, in radio o in ottico. Qui c'è forse il più famoso, l'Hubble Space Telescope, poi ci sono i telescopi che vedono in X e i telescopi che vedono in gamma. Sono stati coinvolti migliaia di astronomi in tutto il mondo e sono state fatte centinaia di ore di osservazione. Guardate bene che le ore di osservazione con questi strumenti costano veramente tanto. Quindi, concentrandoci un po' più sull'ottico, questo è quello che si è provato a fare. Esistono dei telescopi che riescono a coprire delle regioni di cielo molto grandi. Con questi telescopi quello che abbiamo provato a fare è stato appezzare un po' la regione fornita dalla collaborazione di Dario Virgo per vedere se trovavamo una qualche forma di controparte credibile all'onda gravitazionale. Con i telescopi più piccoli, a piccolo campo, invece, si sono andati a cercare di studiare le galassie che cadevano all'interno di questa regione. Guardate bene che si tratta di migliaia di galassie, ovviamente non sono state osservate tutte, sono state osservate le più luminose perché più c'è massa, più ci sono stelle, più c'è la possibilità che quella galassia sia quella responsabile per l'emissione dell'onda gravitazionale. Abbiamo trovato decine di migliaia di sorgenti variabili, perché noi cerchiamo una sorgente variabile, cioè un'onda gravitazionale dove prima non c'era niente, immaginiamo in ottico ci sia qualcosa che tutto bisogna fare. Tuttavia nessuna controparte credibile è stata osservata, ma d'altra parte, essendo fusione di buchi neri, noi aspettavamo i risultati di questo tipo. Però, ripeto, l'evento scientifico era così importante che bisogna appunto provarci. Dalla prima onda gravitazionale sono state osservate anche altre, quindi delle altre quattro. Tuttavia si è trattato sempre di fusione di buchi neri con regioni di confidenza molto grandi, quindi che presentano sempre le stesse difficoltà osservative. Questo fino a quando? Fino ad agosto del 2017. In agosto 2017 l'osservatorio che abbiamo di Virgo entra in funzione e si affianca ai due americani. Che cosa succede? Succede che il 14 agosto, per la prima volta, i tre
le tre antenne gravitazionali rilevano il segnale. Quindi il fatto che riuscite a vedere con tre antenne diverse e studiando i diversi tempi di arrivo dell'onda gravitazionale nei suoi tre punti diversi ci ha permesso di restringere molto la posizione dalla quale veniva l'onda gravitazionale. Ovviamente è stato un evento che ci ha reso tutti felici con questo risultato. E qui probabilmente volete commentare poi qualcosa su questa slide adesso, no? Sì, ma molto velocemente. Siamo già a un anno di ritardo. Sì, questi sono dei risultati riassuntivi di questa rivelazione a tre rivelatori di cui Valerio ci ha appena parlato. E qui riconoscete questi grafici, che sono quelli che abbiamo visto anche prima per il primo evento gravitazionale, in cui vedete che questa specie di cosa banana è presente in tutti e tre i casi, ma con intensità e con dettagli completamente diversi. Questo per quale motivo? Perché i tre rivelatori non sono uguali, anche se tecnologicamente sono costruiti della stessa maniera, ma la loro sensibilità, quindi la capacità di rivelare segnali molto piccoli, è diversa. Quindi ce ne sono quelli che sono, per esempio, in particolare questo, che è uno dei due rivelatori LIGO, che era particolarmente sensibile in quel momento e che quindi il segnale l'ha visto meglio, ma gli altri, Hanford e ancora di più Virgo, erano un po' meno sensibili, quindi sono in realtà riusciti a vedere lo stesso segnale, ma un pochino più debole. Però la cosa, diciamo, cruciale è stata che avere un terzo rivelatore, okay, quindi l'aggiunta di Virgo, ha permesso di ridurre incredibilmente l'incertezza sulla direzione di provenienza del segnale gravitazionale, che è la cosa che serve proprio agli astronomi. Okay? Loro hanno bisogno che noi gli diciamo con maggiore accuratezza possibile dove puntare i loro strumenti. Okay, proprio perché loro strumenti hanno un campo di vista piuttosto piccolo. E allora qui vedete chiaramente questa cosa, questa mezzaluna è la regione di provenienza del segnale gravitazionale che sarebbe stata individuata utilizzando i due soli rivelatori americani, quindi una cosa dell'ordine di oltre 1000 gradi quadrati. Questa rosa, okay, è la regione invece identificata utilizzando anche il terzo rivelatore, cioè il quindi si è passati da oltre 1000 gradi quadrati a 60 gradi quadrati, quindi una differenza veramente enorme. E non solo, si è anche riusciti a stimare meglio la distanza, quindi la terza dimensione, la distanza della sorgente, l'incertezza si è ridotta. E questo significa passare da, considerando questo volume di incertezza, un volume tridimensionale, da migliaia di galassie a solo qualche decina. Capite che questo semplifica in maniera incredibile il lavoro degli astronomi. Che dicono grazie, andiamo avanti. Infatti qui potete vedere confrontare le regioni di errore prima dell'arrivo di Virgo con la regione di errore una volta che c'è stato Virgo, insomma, un veramente incredibile. Sì, e questo, diciamo, è un altro intermezzo diciamo, gravitazionale, e nonostante gli astronomi siamo stati molto grati per l'aggiunta del terzo rivelatore, quindi per avere delle localizzazioni spaziali finalmente ragionevolmente accurate, però comunque non erano ancora molto soddisfatti, perché anche in questo caso, come ci diceva Valerio, si è trattato della collisione di due buchi neri, okay, che non ci si aspetta emettano radiazione elettromagnetica, non ci si aspetta emettano luce. Nonostante questo, però, quindi loro sono un po' dispiaciuti, ma noi invece no, perché comunque lo studio dei buchi neri è un campo molto affascinante, perché sono oggetti che per definizione, non emettendo luce, possono essere studiati solo attraverso le onde gravitazionali. Ma non solo, attraverso le onde gravitazionali si possono studiare anche altri fenomeni legati alla gravitazione, molto sottili. E un effetto molto sottile è il seguente, che all'inizio può sembrare un po' diciamo, strano da capire. Tutto quello che abbiamo detto stasera sulle onde gravitazionali è basato sulla relatività generale, cioè la relatività generale predice l'esistenza delle onde gravitazionali. La cosa interessante che invece noi sappiamo è che uno può inventarsi, tra virgolette, delle teorie della gravità diverse dalla relatività generale. Non uno più, qui ovviamente non sarei in grado, ma persone capaci hanno formulato delle teorie alternative della gravità, ok? Che sono quasi identiche alla relatività generale, ma presentano delle piccole differenze. Okay? E ce ne esistono diverse, e
Perché questo? Perché in effetti noi sappiamo che la relatività generale in certe circostanze non può essere ancora la teoria definitiva. La relatività generale ha permesso di risolvere e di superare alcuni problemi della teoria di Newton, abbiamo detto all'inizio, ok? Però sappiamo che in certe condizioni la relatività generale deve fallire. Per esempio, la relatività generale prevede che all'interno di un buco nero si arrivino a una densità infinita, ok? Quindi la massa è infinitamente concentrata. Ora, in natura, per quello che noi sappiamo, l'infinito non esiste. Possiamo pensare a una densità molto grande, ma non a una densità infinita. Allora, questo ci fa pensare che in condizioni di campo gravitazionale enorme, per esempio all'interno di un buco nero, la relatività generale non possa essere la teoria corretta della relatività. Non sappiamo ancora qual è la teoria giusta, però i teorici, okay, stanno lavorando a pensare teorie alternative che possono, diciamo, risolvere i problemi, okay, della relatività generale. Questa cosa vi ricorda appunto quello che dicevamo prima circa i problemi della teoria di Newton. È un processo che va avanti all'infinito. Allora, uno degli effetti della relatività generale sono le onde gravitazionali. Altre teorie prevedono anche loro le onde gravitazionali, non sono una prerogativa della relatività generale, ma prevedono che le onde gravitazionali abbiano delle proprietà leggermente differenti, ok? Per esempio, in questa animazione molto lenta, vedete, immaginate di avere un tubo di materia, un tubo, scusate, di spazio, e vi mostra come lo spazio viene modificato, okay, al passaggio di un'onda gravitazionale. Succede quello che abbiamo visto prima varie volte. In qualche modo la distanza tra due punti dello spazio si allunga in una direzione, si restringe nell'altra e viceversa. Vedete questo lento modo oscillatorio. Teorie diverse della relatività generale prevedono che questo tipo di oscillazione sia un pochino differente, abbia delle caratteristiche leggermente diverse. Allora noi, studiando i segnali gravitazionali emessi per esempio dai movimenti, che sono segnali molto puliti, okay, cerchiamo tra le altre cose anche di capire se ci sono delle evidenze per una violazione, quella che chiamiamo una violazione della relatività generale, quindi qualcosa che non torna con la relatività generale. Finora i risultati ci dicono che la relatività generale è a posto, funziona perfettamente, ma ovviamente è una ricerca che deve andare avanti, okay? Non possiamo escludere che a un certo punto si riesca a evidenziare tale violazione. Ok, torniamo all'evento del 14 agosto. Purtroppo per noi è ancora nulla di fatto, perché come abbiamo detto si trattava ancora di buchi neri, però allora lui dice: ma abbiamo restretto anche la regione dove guardare, che cosa volete di più voi astronomi? Beh, noi abbiamo bisogno di qualcosa che emetta contemporaneamente radiazione elettromagnetica, nota come luce, quindi non buchi neri, per definizione non detto, e onde gravitazionali abbastanza intensi, cioè che vengono da sistemi che non siano a simmetria sferica, perché questi sistemi a simmetria sferica non emettono onde gravitazionali. Allora, abbiamo in cantiere un soggetto che è molto promettente da questo punto di vista. Sono i gamma ray burst. Che cosa sono? Essenzialmente si tratta di flash di raggi gamma che durano poco, pochi secondi, e ne osserviamo mediamente qualcuno a settimana, due o tre a settimana. E guardate, sono stati scoperti in maniera del tutto casuale, perché in pratica gli americani, nel momento in cui i test nucleari erano banditi, negli anni 60, hanno mandato su dei satelliti per vedere se i russi stavano facendo degli esperimenti nucleari non consentiti. E invece di scoprire gli esperimenti nucleari, hanno scoperto i gamma ray burst. Questi sono probabilmente il fenomeno più violento che esiste nell'universo dopo il Big Bang, perché emettono in pochi secondi tutta l'energia che viene prodotta dal Sole in tutta la sua vita. Qui vedete una mappa del cielo come vista da un satellite che vede i raggi gamma, cioè non vede praticamente niente se uno si calcola il segnale prodotto in pochi secondi, ma se c'è un gamma ray burst, vedete, il gamma ray burst domina praticamente tutta l'emissione. Il gamma ray burst non è la fine della storia, perché all'emissione gamma segue un'emissione in tutto lo spettro elettromagnetico, cioè dall'X all'8, all'infrarosso, al microonde, al radio, che può durare anche alcuni giorni. Cosa provoca i gamma ray burst? Allora, qui c'è una diapositiva che fa vedere la vita di una stella. Le stelle nascono dalle nebulose stellari, la massa si addensa e crea le stelle. Possono essere stelle di piccola massa come il Sole o stelle di massa un po' più grande. Nel caso del Sole, dopo la sua età adulta, avrà una fase gigante rossa, un'esplosione una nebulosa planetaria e alla fine la produzione di una nana bianca. Se però le stelle sono un po' più grandi, alla fase di giganti, supergiganti, in questo caso c'è un'esplosione molto più spettacolare che la supernova,
sicuramente ne avete sentito parlare, e a seconda della massa iniziale della stella, il punto finale della sua vita può essere o una stella di neutroni o un buco nero. Appunto, i gamma ribassi sono associati alla fine della vita di stelle molto massicce, cioè alla fase di supernova e alla fase di stella di neutroni e buco nero. Qui c'è qualche dettaglio in più. Se uno fa il semplice esercizio di prendere tutti i gamma ribassi che sono osservati e mettere questi diagrammi qui, qui c'è il tempo, vedete che in due passi, quelli che vengono detti gamma ribassi corti, che durano meno di 2 secondi, e quelli che vengono detti gamma ribassi lunghi, che durano più di 2 secondi. I gamma ribassi lunghi sono associati alla morte di stelle molto massicce, nel momento in cui esplode la supernova, lungo l'asse di rotazione della stella vengono emessi anche dei getti che, se puntano diretti verso la Terra, noi li osserviamo come gamma ribassa. Una cosa analoga succede se il sistema di partenza è un sistema binario, ci sono state 2 supernove, alla fine rimaniamo con una stella di neutroni, un buco nero, oppure con 2 stelle di neutroni. Anche in questo caso, dalla fusione delle 2 stelle di neutroni, è previsto che si formi un gamma ribast diretto perpendicolarmente all'asse di rotazione al piano di rotazione delle 2 stelle di neutroni. Cioè, di nuovo, noi vediamo un getto che emette raggi gamma se questo piano è perpendicolare alla nostra linea di vista. Ora, una slide per far vedere un po' le grandezze del gioco. Questo è il Sole, e questa qui a fianco in scala è la Terra, piccola piccola. Il Sole è 100 volte il raggio della Terra e 30.000 volte la sua massa. Le stelle massicce di cui parlo hanno almeno 3 volte il raggio del Sole e una massa almeno 30 volte più grande. E per contro, se invece andiamo a zoomare la Terra, questa è la zona di Roma del raccordo anulare, vedete che una stella di neutroni la possiamo comodamente accomodare dentro il raccordo anulare. Ha un raggio di 10 km, una massa, però ha una massa tuttavia che è 1,5 volte per il Sole, quindi è un Sole schiacciato all'interno di Roma. Il buco nero è ancora più piccolo, il buco nero di una massa solare ha un raggio di soli 3 km. Torniamo un secondo indietro, perché vedete questo oggetto qui, non vi ricorda la fusione dei buchi neri? Cioè, questo è l'analogo della fusione di due buchi neri quando a scontrarsi sono invece 2 stelle di neutroni. Questo però è una sorgente che emette luce, quindi vedere una cosa di questo tipo a noi ci piacerebbe molto. Per fortuna è proprio quello che è successo. Perché il 17 agosto del 2017, cioè solo 3 giorni dopo il primo evento visto da Virgo, quando tutti erano in vacanza e ben rilassati, però purtroppo l'universo non lo sapeva, ha deciso di far scontrare 2 stelle di neutroni e ci ha dato molto lavoro da fare. Molti di noi hanno rischiato anche il divorzio, ma vabbè, questa è un'altra storia. Questo qui è quello che è successo. I 3 rivelatori di onde gravitazionali hanno visto l'onda gravitazionale. Questo è un rivelatore di raggi gamma che 1,7 secondi dopo ha visto un gamma ribasso. Quindi per la prima volta abbiamo visto a distanza di poche decine di secondo un'onda gravitazionale associata a un fenomeno luminoso. Ora la domanda è: ma l'onda gravitazionale di cui abbiamo ottenuto i dati era compatibile con una fusione di stelle di neutroni a distanza di 130 milioni di anni luce. Però l'unica cosa che sappiamo è che c'è stata una coincidenza temporale con gamma ribassa. C'era anche una coincidenza spaziale? Questo è stato tutto da vedere, da scoprire. Innanzitutto qui vi mostro alcuni dati di questo nuovo fenomeno. Come vedete sono dei valori delle masse delle stelle di neutroni che sono molto più piccole, sono masse dell'ordine di una massa solare, una virgola qualcosa massa solare, a confronto con i segnali dei due buchi neri che si sono fusi che parlavano di decine di masse solari. E la distanza che ci hanno fornito le antenne gravitazionali è di 40 megaparsec. Un megaparsec è una misura molto usata in astronomia, basta moltiplicarla per 3 e ottenete la distanza di milioni di anni luce. Grosso modo, quindi 40 megaparsec sono 3×14, 120, 130 milioni di anni luce. Dicevo, coincidenza temporale, c'è anche coincidenza spaziale? Bisogna andarsene a cercare in questo caso, quindi bisogna di nuovo fare osservazioni. Innanzitutto vedere che cosa succede se uno considera la regione di errore data dai soli interferometri americani o se ci mette dentro anche il picco, vedere quanto si diminuisce il raggio di ricerca. Ma cosa più interessante, questa invece è la regione di errore fornita dal satellite che ha visto il gamma ribasso. Vedete che le due regioni sono perfettamente compatibili.
Questo ci ha fatto molto piacere, ma soprattutto ci ha dato una regione molto piccola nel quale andare a cercare in ottimo l'oggetto. C'erano per fortuna poche decine di galassie, una cinquantina in questo modo, anche in questo caso siamo partiti dalle galassie più luminose e ci siamo spostati verso quelle meno luminose e alla fine abbiamo beccato la galassia giusta, NGC 4993. Perché quella giusta? Perché andando a vedere, a studiare questa galassia, abbiamo visto apparire una sorgente, la vedete puntata da diversi telescopi, praticamente tutti i telescopi che erano in grado di guardare questa galassia lo hanno fatto. Abbiamo visto una sorgente che prima non c'era, vedete qui un'immagine d'archivio in cui non c'è niente e improvvisamente compare una sorgente estremamente brillante, cioè come ci si aspetta da un gamma ribasso. Questo è un telescopio montato in Cile che è totalmente a gestione italiana, mi faceva piacere far vedere questa immagine, far vedere anche il nostro contributo. Quindi quello che abbiamo visto è che la galassia ovviamente si trovava anche alla distanza giusta e le onde gravitazionali e la luce percorrono 130 milioni di anni luce con uno scarto di 1,7 secondi. Quindi questo ci dice che si muovono, le onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce. Passiamo avanti. Ah, questa è un'animazione che fa vedere quello che vi dicevo prima, cioè quanto è difficile andarsi a cercare un transiente, una sorgente radiale all'interno dello spazio. Questa è un cercatore di Dago Virgo, e andando a zoomare, noi siamo andati a cercare tutta questa regione qui dentro. Piano piano entra in gioco telescopi con campi sempre più ristretti. Vedete quanti oggetti ci sono, quanto è difficile immaginarsi di fare una ricerca in mezzo a tutti questi oggetti, ma alla fine siamo riusciti a trovare questa galassia, NGC 4993, e all'interno di questa galassia siamo riusciti a trovare la sorgente che ci interessava, che adesso apparirà poi vista dal telescopio VST a diverse frequenze, diverse frequenze. Passiamo avanti. Riassumo quello che abbiamo in mano fino adesso. Cosa abbiamo? Abbiamo, dal punto di vista delle onde gravitazionali, un'onda che è compatibile con due stelle di neutroni che si fondono e che si trova a distanza di 130 milioni di anni luce. Dal punto di vista del segnale elettromagnetico, un gamma ray burst che ha una regione di confidenza che si sovrappone perfettamente a quella dell'onda. E abbiamo una sorgente ottica infrarossa nuova, cioè che prima non c'era, molto potente e variabile, che si trova alla distanza giusta. La domanda qual è? Siamo sicuri che, assolutamente certi, che questa è la controparte elettromagnetica dell'onda gravitazionale, cioè potrebbe ancora essere una coincidenza? La domanda è lecita, però la teoria dei gamma ray burst associati alla fine delle stelle di neutroni ci dice che dalla morte di due stelle di neutroni ci aspettiamo un'onda gravitazionale, un gamma ray burst e una terza componente schematizzata qui che è chiamata chilonova, questa qui. Che cos'è una chilonova? Una chilonova è l'analogo di una supernova nella morte di una stella massiccia. Cioè anche quando due stelle di neutroni si scontrano, noi ci aspettiamo un certo tipo di esplosione. Di più, si pensa che queste chilonove siano le fucine che producono gli elementi pesanti come l'oro. Come fanno a produrle? Beh, in due stelle di neutroni che cosa ci stanno? Fondamentalmente ci stanno i neutroni, ma non si chiamerebbero così. Ora, il neutrone allo stato libero è una particella che non è stabile, ma decade in 15 minuti in un protone e un elettrone. Però, se io sto in una situazione in cui ho tanti neutroni molto addensati vicini tra loro, i nuclei possono catturarli prima che loro decadano e produrre dei nuclei instabili, ricchi di neutroni, e poi il decadimento del neutrone all'interno del nucleo mi genera gli elementi come l'oro, il platino, gli elementi pesanti che osserviamo. Guardate bene che le esplosioni di supernova che prima si credevano produrre gli elementi pesanti, in realtà non sono in grado di andare tanto oltre il ferro qui, riescono ad arrivare fino al numero atomico 37. Tutti questi qui che vedete in giallo, la teoria predice che siano prodotti proprio dalla fusione di stelle di neutroni. Questa è l'ultima slide che voglio mostrarvi, è un'animazione in cui vi faccio vedere un'immagine e in contemporanea uno spettro. Uno spettro non è nient'altro che la distribuzione della luce osservata in funzione della sua lunghezza d'onda. Ora, sotto il numero 1 c'è quello che vediamo alla luce visibile, cioè quella che noi possiamo osservare. Sopra il numero 1 c'è quello che noi vediamo nell'infrarosso, cioè la lunghezza d'onda maggiore. Ora, guardate a sinistra, potete vedere la sorgente
che compare e diventa, piano piano diventa più rossa. A destra potete vedere lo spettro. Vedete che l'ottico, la parte visibile, va subito giù e lascia queste gobbe nell'infrarosso, che sono proprio la traccia degli elementi pesanti che si stanno formando tramite l'emissione appunto di questa chiaronova. Qui è rimasta soltanto una debolissima traccia rossa che sta proprio a testimoniare il fatto che la sorgente in ottica sparita subito, l'infrarosso è rimasta visibile molto più. Ok, questo un po' riassume il punto di vista ottico di questa scoperta. Sono i tre risultati più importanti in ordine di importanza. Allora, la prima cosa è che finalmente possiamo dire che le onde gravitazionali possono essere osservate anche in ottico. Questo è stato il primo caso, speriamo ce ne siano anche altri. Il secondo risultato è che i gamma ray burst corti sono prodotti dalla fusione stella di neutroni. Guardate bene che quello che vi ho detto prima era una previsione solamente teorica. Noi prevedevamo che una fusione stella di neutroni producesse un gamma ray burst, ma la cosa non era mai stata osservata prima. Questa osservazione contemporanea di onde gravitazionali e gamma ray burst ci ha dato una conferma sperimentale per la prima volta. E per finire, quella che è stata probabilmente la notizia l'ingresso dei giornali all'epoca, quando questo evento è stato rivelato, gli elementi pesanti dell'universo si formano dalla fusione di stelle di neutroni. Ovviamente è la terza per ordine di importanza, ma capisco bene i giornalisti che quando ti vengono a dire abbiamo capito come si forma loro l'universo, è un modo per acchiappare molta più audience che dire che le onde gravitazionali si possono vedere anche elettromagneticamente. Ok, io finisco la mia parte. Adesso... Quindi noi ci fermiamo qui con due parole finali perché siamo in brevissimo ritardo e discuto poi con i prossimi speaker. Quindi spero che abbiate capito che ecco, è un periodo estremamente eccitante dal punto di vista della scienza. Non ci sono solamente collisioni tra stelle di protoni e buchi neri, quindi noi stiamo cercando altri tipi di sorgenti astrofisiche che producono onde gravitazionali, quindi è una ricerca che andrà avanti. La cosa che deve essere chiara è che verranno costruiti, sono in costruzione strumenti che via sempre più potenti, quindi più sensibili per rivelare, per vedere più lontano, per vedere segnali più piccoli, quindi questo ci permetterà di osservare nuovi segnali che finora non sono riusciti ad osservare. Quindi in effetti possiamo dire che siamo veramente all'inizio di una vera e propria rivoluzione scientifica di cui solo adesso stiamo iniziando a capire quale poi saranno le conseguenze. Okay? Quindi probabilmente nei prossimi decenni, come diceva Ettore all'inizio, avremo moltissime altre sorprese, la nostra comprensione dell'universo aumenterà in maniera significativa grazie anche alle onde gravitazionali. Io direi che ci permette, okay?